Dunque, ricapitoliamo il punto a cui eravamo arrivati sugli oscillatori a tre punti. Avevamo detto oscillatori a tre punti. Avevamo detto la seguente cosa. Partiamo da un oscillatore invertente. Abbiamo tre impedenze in una configurazione a triangolo tra l'ingresso invertente, l'uscita e la massa. Le chiamiamo Z1, Z2 e Z3. Poi questa è l'amplificazione. Poi abbiamo che nell'ipotesi che siano praticamente soltanto immaginarie, quindi solo impedenze reattive, in questa ipotesi il criterio di Barkhausen si riduce a due cose. Dunque, esiste una omega 0 tale che x1 di omega 0 più x2 di omega 0 più x3 di omega 0 sia uguale a 0. A quel punto beta a di omega 0 è uguale ad a per x1 diviso x3, e questo deve essere maggiore di 1. All'innesco poi verrà qualcosa più simile a 1 invece al regime. Questo è il punto a cui eravamo arrivati. Eravamo arrivati. Quindi ci sono in pratica due possibilità, due possibilità. Uno è che x1, perché x1 e x3 devono essere concordi dello stesso segno, quindi x2 è di segno opposto. Quindi sono due possibilità: che x1 e x3 siano positive e x2 invece sia negativa. Questa è una. E in questo caso abbiamo una categoria di oscillatori a tre punti che si chiama oscillatore di Hartley. Poi c'è l'altro caso, quello in cui invece x1 e x3 siano negativi e invece x2 sia positivo, e questo si chiama oscillatore di Colpitz. Questi oscillatori sono stati derivati in altro modo, però poi si riescono a ricondurre ad un'unica teoria degli oscillatori a tre punti. Che è quella che abbiamo visto adesso. D'accordo? Comunque vediamo un pochino meglio che cosa consiste l'oscillatore di Hartley e che cosa consiste l'oscillatore di Colpitts. Vediamo. Allora, vediamo prima Hartley. Oscillatore di Hartley. Allora, abbiamo detto x1 e x3 sono maggiori di 0. Quindi che cosa vuol dire? Che avrò delle induttanze. Quindi avrò x1 uguale a jx1, no, sarà uguale a j omega L1, e jx2 sarà uguale a, no, jx3 sarà uguale a j omega L3. X2 sarà, deve essere minore di 0 nel caso che abbiamo detto, e questo vuol dire che quindi x2 deve essere ottenuto con una capacità, cioè jx2 sarà uguale a 1 su j omega c2. A questo punto la condizione x1 più x2 più x3
uguale a 0, che cosa diventa? Diventa omega L1 meno 1 su omega C2 più omega L3 uguale a 0, da cui posso ricavare il valore di omega che soddisfa questa condizione, ed è in pratica omega quadro uguale a 1 diviso C2 che moltiplica L1 più L2. Questo vuol dire quindi omega 0, il valore di omega alla quale la fase, al quale la fase si può azzerare, è uguale a 1 su radice quadrata di C2 diviso C2 per L1 più L3, non L2, L3. Va bene, questa è la, quindi questa qui è la frequenza, pulsazione alla cui, alla quale la fase si può annullare. Il colore me l'ha cambiato, come mai? Pulsazione alla quale beta è uguale a 0. Va bene. A questo punto dobbiamo anche verificare la condizione sull'ampiezza, e questo beta di omega 0 sarà a questo punto A per L1 diviso L3, perché deve essere AX1 diviso X3 fa AL1 diviso L3, e questa deve essere maggiore di 1, perché se abbia l'innesco è uguale a 1 a regime. Va bene, questo poi vediamo un po' come si fa. Per esempio, come può essere fatto un oscillatore di Hartley? È abbastanza semplicemente, perché vediamo un esempio. Io posso prendere come amplificatore invertente anche un amplificatore semplice con un transistore, per esempio uno stadio CE, quindi questo qua è l'ingresso invertente, questa è l'uscita, la massa la conosco, adesso devo mettere le tre impedenze L1 e L1 e L3, devono essere messe qua tra ingresso e uscita, quindi qua devo mettere L1, ecco, L1 non la posso mettere direttamente qua perché altrimenti in continua mi cortocircuito alla base, quindi devo mettere una capacità di blocco e poi L1, quindi avrò L1 e una capacità di blocco. Lo stesso discorso vale per L3, deve essere tra l'uscita e massa, però devo quindi mettere una capacità di blocco, altrimenti mi porta il nodo del collettore in corto con la massa, in continuo, quindi non mi fa polarizzare il transistore, e poi devo aggiungere una capacità che posso mettere per esempio tra qua e qua, che rappresenta la C2. Vedete? Quindi CB e CC sono delle capacità di blocco, quindi alla frequenza che mi interessa sono praticamente un cortocircuito, e quindi ho la rappresentazione a triangolo, l'uscita chiaramente la prendo qua. Vedete, questo è un oscillatore di Colpitz, scusate, di Hartley. Se l'amplificazione è abbastanza grande, il beta è maggiore di 1 alla frequenza omega 0, e quindi questo oscilla. Si fa abbastanza presto ad aggiustare, insomma a realizzare. Nei casi pratici a volte C2 non ci si mette neanche, ma si usa come C2 invece semplicemente la capacità CBC interna del transistore. C'è già una capacità tra base e collettore, a volte si può usare direttamente quella. Diciamo, non c'è bisogno di aggiungere altro. Ecco, noi non vediamo in dettaglio com'è che si regola l'ampiezza,
Che cosa succede? Si vede abbastanza facilmente, si intuisce, insomma, però è poi il meccanismo tipico che si realizza. Man mano che l'ampiezza dell'oscillazione cresce, immaginate, è la tensione sul collettore che oscilla con ampiezza pari all'ampiezza dell'oscillazione. Quindi quando siamo all'innesco l'oscillazione cresce. A un certo punto il transistore esce dalla zona attiva, nel senso che quando la tensione del collettore aumenta, a un certo punto la tensione del collettore può superare la tensione di alimentazione, quello vuol dire che la corrente di collettore va a zero e quindi il transistore è momentaneamente interdetto. Quindi non c'è bisogno di aggiustare in modo molto fine l'ampiezza dell'oscillazione. Diciamo, per forza di cose l'oscillazione cresce, poi a un certo punto il dispositivo esce dalla zona attiva diretta o perché va in saturazione o perché va in interdizione e quindi l'ampiezza non cresce più. Quello che si ha è una deformazione della forma d'onda, che non è più perfettamente sinusoidale, ma comincia a essere sinusoidale, tagliata in alto o in basso. E questo fa sì che, come dire, intrinsecamente l'ampiezza dell'oscillazione si aggiusti. Quindi non c'è una correzione del beta A come abbiamo visto nell'altro caso, diciamo molto graduale, ma entrano in gioco delle non linearità che fanno sì che l'ampiezza dell'oscillazione non cresca più. E questo è un modo classico con cui si fa la cosa, anche perché se qua sul collettore la tensione è un pochino deformata rispetto a una sinusoide perfetta, dove prendo la tensione d'uscita, cioè sull'induttanza, tipicamente vedo bene la prima armonica e tutte le altre armoniche sono molto filtrate, per cui riesco comunque ad avere una forma d'onda sinusoidale buona. Okay? Per questo spesso si approfitta delle non linearità, perché tanto poi la distorsione che introducono viene comunque filtrata via. D'accordo? Chiaro? Io ho sempre l'oscillazione alla frequenza di cui stiamo parlando. La cosa che cambia è che la forma d'onda si deforma perché il transistore va in interdizione o in zona attiva in un tratto del periodo. Questo fa sì che non ho più soltanto la prima armonica, ma ho anche le armoniche superiori, tipicamente quelle dispari nei casi più comuni. Poi c'è questa squadra CC e c'è questa squadra questo si vede male, la rete del beta, non si vede male senza fare conti, poi questa rete del beta reattiva fa un po' da filtro, per cui vedo sul carico praticamente soltanto la prima armonica. Non voglio farvi il conto per dimostrarvelo, ecco, ve lo dico così, non entriamo nel dettaglio più di tanto, ok? Però il messaggio principale è: sfrutto come regolazione dell'ampiezza l'ingresso di non cioè la partecipazione di non linearità dovute al fatto che all'aumentare dell'oscillazione il transistore esce dalla zona di funzionamento attiva diretta. Vediamo l'oscillazione di Colpitz. Oscillatore Colpitz invece come è fatto. Ecco, anche l'oscillatore Colpitz è, diciamo, molto simile, abbiamo detto x1 e x3 sono minori di 0 e quindi vuol dire che ho delle capacità. Avrò quindi Jx1 uguale a 1 su J omega C1 e Jx2 uguale a 1 su J omega, Jx3 uguale a 1 su J omega C3. Mentre invece X2 sarà positivo, cioè una induttanza, quindi Jx2 sarà uguale a J omega L2. Questo fa sì che la condizione sulla fase, che
che mi richiede che la somma delle tre reattanze sia nulla, viene anche qui soddisfatta per una sola frequenza. Guardate, devo fare meno 1 su omega C1 più omega L2 meno 1 su omega C3 uguale a 0. Quindi posso per esempio fare il minimo comune multiplo e moltiplicare per esso, quindi mi viene meno C3 più omega quadro L2 C1 C3 meno C2 uguale a 0, che vuol dire omega 0, la soluzione di questa cosa sarà uguale a C2, no, C2, C1, questo è C1, C1 uguale a C1 più C3 diviso L2 C1 C3, tutto sotto radice. E poi questa è la pulsazione alla quale la fase del beta è uguale a 0, e poi deve avere la fase del beta uguale a 0, invece il modulo di beta di omega 0, per conti che abbiamo già fatto, vale A per x1 su x3, quindi vuol dire A per c3 diviso c1, e questo deve essere maggiore di 1. Ovviamente basta che l'amplificazione sia sufficientemente alta. Va bene, quindi tutto sommato il discorso è simile al precedente, tanto per fare un esempio di un oscillatore di Colpitz, come possiamo farlo? Prendiamo il caso simile a quello precedente, abbiamo un stadio amplificatore invertente realizzato con un transistore bipolare. Quindi immaginiamo che questo sia il transistore bipolare. Poi cos'è che devo fare? Devo fare una capacità C1 da questa parte. Vedete, adesso non mi serve la capacità di blocco perché tanto C1 per la continua è un circuito aperto, quindi non dà noia. Poi ho una capacità C2, C3 dall'uscita a massa. E poi ho un'induttanza tra l'ingresso e l'uscita. Ecco, questa induttanza bisogna che la leghi con un condensatore di blocco. Quel condensatore di blocco deve essere un blocco solo per la continua, poi la frequenza di oscillazione deve essere praticamente un cortocircuito, di modo che non dia noia. Quindi c'è poco di più di questo, in pratica soltanto un transistore polarizzato a quattro resistenze per fare un amplificatore a uno stadio e poi tre reattanze. Ok? Tutto qua. Di nuovo, anche in questo caso la regolazione dell'ampiezza è fatta sfruttando la non linearità del funzionamento del transistore. Visto che ci siamo, proviamo qui fare un piccolo esercizio sugli oscillatori. Immaginiamo di fare un progetto di un oscillatore di Hartley, così cerchiamo di mettere insieme un po' di cose che abbiamo visto finora.
Allora, proviamo un pochino a ridisegnare il circuito di prima e vediamo cosa c'è da fare. Quanto valgono, cioè fare il progetto completo vuol dire dimensionare poi tutti i componenti. Abbiamo detto amplificatore, amplificatore invertente. Quindi questo un secondo, scusate. Allora, questo così, poi abbiamo detto, abbiamo qua la capacità C2, qui chiamiamola R1, R2, RC, R1, RE2, CE. Qui abbiamo una capacità di blocco, qui c'è L3, qui abbiamo l'altra capacità di blocco e qui c'è L1. Dunque, diamo qualche dato di partenza e dobbiamo trovare i valori di tutti questi parametri, no? Diamo qualche dato di partenza. Immaginiamo che VCC sia 12 volt, il transistore decidiamolo noi, il transistore immaginiamo sia un 2N2222, quello su cui abbiamo fatto gli esercizi, e poi diamo che la frequenza sia 100 kHz. Ok? Questa è la, no, diciamo, è la specifica. A questo punto dobbiamo prendere un po' di decisioni e sulla base di quelle decisioni si tratta di scegliere. Chiaramente mettiamoci un pochino mettiamoci un po', come dire, a fare un ragionamento generale per capire dov'è che dobbiamo andare. Dunque, va polarizzato, dobbiamo prima scegliere il punto di riposo dei transistori e questo dobbiamo cercare di capire sulla base di quali criteri sceglierlo. Poi dobbiamo decidere i valori delle capacità e dell'induttanza e della capacità e delle induttanze dei tre punti per fissare la frequenza d'oscillazione. Ok? Quello è facile. Poi bisogna fare in modo che l'amplificazione sia sufficiente a garantire che il modulo di beta A sia maggiore di 1 all'innesco, quindi 1, 2, 3, queste tre cose dobbiamo fare. E poi dobbiamo fissare tutti gli altri valori che ancora ci mancano. Per esempio, probabilmente un po' per ultimi, dovremo fissare le capacità di blocco in modo che alla frequenza di oscillazione siano effettivamente perfettamente un cortocircuito e non diano noia. Okay, quindi questa è la sequenza delle operazioni che dobbiamo fare. Perché tanto col punto di riposo noi fissiamo R1, R2, RC, RE, con la frequenza fissiamo L1, C2, L3, con l'amplificazione fissiamo RE2 e CE in pratica e poi le capacità di blocco per ultimo. Così abbiamo stabilito tutto. Non abbiamo altri requisiti da rispettare. Allora, cominciamo dal punto di riposo. Allora, un po' di considerazioni sul punto di riposo quando si fa un amplificatore le abbiamo già fatte. Ok, ci manca a questo punto di decidere che tipo di corrente scegliamo. Ecco, qui c'è una considerazione un po' di massima legata alla FT. Allora, vi faccio rivedere il grafico dell'FT che dipende dalla corrente. FT
effetti in funzione della corrente a questo andamento. Tipicamente cresce all'aumentare della corrente fino a un valore massimo e poi va giù in modo abbastanza deciso quando si raggiunge quella condizione che vi avevo chiamato alta iniezione. Allora, condizione di alta iniezione è tipicamente indesiderata, no? Perché diciamo, quali sono i compromessi qua, come si dice, i trade-off della progettazione? Siccome devo fare un amplificatore e devo fare un oscillatore a una frequenza ben determinata, ho bisogno che a quella frequenza l'amplificazione sia buona, perché l'amplificazione che conta per le condizioni Barkhausen è l'amplificazione alla frequenza di oscillazione. Quindi questo deve amplificare molto a 100 kHz. Questa non è una cosa banale. Poi, il secondo punto è, riguarda qual è il significato dell'FT. Ora, vi ricordate, il significato dell'FT è che l'FT è la frequenza alla quale il guadagno di corrente è 1, ok? Con l'uscita in cortocircuito, vabbè, insomma, è 1. Quindi cosa vuol dire? Che per frequenze più piccole di FT il guadagno di corrente è più alto di 1. Più sto sotto l'FT, più è facile per me riuscire ad avere un amplificatore che amplifichi molto. Quindi, per essere sicuro che a 100 kHz l'amplificatore amplifichi tutto quello che voglio, bisogna che l'FT sia molto superiore a 100 kHz. Altrimenti non riesco a realizzare un amplificatore così buono. Quindi questo fa sì che in generale mi convenga spostarmi su correnti più alte perché l'FT è più grande. Va bene? Contemporaneamente però l'altra considerazione è che se vado a correnti più alte consumo di più, perché la corrente è una corrente che viene assorbita, la corrente di polarizzazione è una corrente che viene assorbita direttamente dalla batteria e quindi incide direttamente sul consumo. Quindi in generale che cosa si fa? Si cerca di fare in modo che l'FT sia abbastanza alta, ma non la più alta possibile, mi serve che sia abbastanza alta per quello che devo fare. Allora, se prendo il 2N2222, non sono sicuro di... Vediamo un po', magari ce l'ho qua. Prendiamo direttamente il datasheet per vedere se effettivamente posso stare ragionevolmente, come dire, tranquillo oppure no. Non ce l'ho. Prende qua sopra. Allora, questo qui è il grafico, vedete mi viene a 1 mA ho 140 MHz, no l'HF 140, infatti non torna, comunque l'FT è questa qui, la ingrandisco un pochino, ok, allora, dunque, che infatti mi ricordavo 90, a 1 mA ho 90 MHz, a 10 mA ho quasi 300-280 MHz saranno, poi vedete cresce ancora, il massimo c'è cioè intorno a 20 e poi va giù. Quindi, vabbè, io devo fare un'oscillazione a 100 kHz, anche 1 mA mi va bene, perché ho 90 MHz di FT, non è un problema. Ok, avessi dovuto fare un'oscillazione a 30-40 MHz, probabilmente avrei avuto qualche problema, sarebbe stato meglio spostarmi nettamente più in alto con la corrente. Qua il problema non c'è,
quindi mi conviene star basso con la corrente perché perlomeno consumo poco. Allora, quindi diciamo prendiamo qua un milliampere, c'è 90 MHz, quindi mi sta bene. Quindi prendiamo un milliampere e va bene. Andiamo un pochino, la VCE quanto la prendiamo? Allora, vi ricordate il criterio che abbiamo detto l'altra volta? Che se la rete di carico statica è più o meno uguale alla rete di carico dinamica, prendiamo la VCE metà VCC. Se è molto più bassa, la prendiamo un pochino più piccola. Ora, in questo caso, guardate qua, siccome io vorrei ottenere una buona amplificazione, probabilmente dovrò bypassare una buona parte di RE, per cui diciamo avrò una cosa del genere probabilmente, anche se l'RC magari domina ancora nel parallelo con l'L3, però probabilmente io mi trovo in una situazione di questo tipo, che la retta di carico statica passa qua da VCC e qua da VCC diviso RC più RE. Una volta che la formo qua, la retta di carico dinamica avrà una pendenza 1 diviso RC più R1, nettamente più alta. Quindi magari mi conviene prendere come VCE un terzo di VCC. Spostarmi un po' verso sinistra, perché vedete in questo modo riesco a essere un pochino più equidistante tra interdizione e saturazione. Quindi prendo un terzo, cioè 4 volt, quindi scegliamo IC 1 mA per non consumare troppo e VCE 4 volt. Ok? Quindi questi sono criteri, chiaramente vedete, sono criteri che non è che mi impongono un valore preciso, mi dicono più o meno dove stare, poi ho un po' di libertà nello scegliere il valore preciso. Quindi potrei fare per esempio qua, mettere VC a 8 volt, per metterlo nel mezzo, no? E VE a 4 volt, in modo che VCE sia 4, quindi il divido in tre parti uguali, 4, 4 e 4. Quindi per avere VCE a 4 volt, già questo mi impone RC, perché RC è uguale a VCC meno VC diviso IC, e quindi fa 12 meno 8, 4 volt, diviso 1 mA fa 4 kΩ. Abbiamo già deciso in questo modo, abbiamo cominciato a decidere la prima. Poi abbiamo deciso anche la somma di R1 e R2, perché anche VC e VE è uguale a IC, a IE, anzi, per R1 più R2, IE è praticamente uguale a IC, e quindi R1 più R2 è uguale a 4 volt diviso 1 mA che fa 4 kΩ. Quindi so quant'è la somma, devo ancora trovare singolarmente l'una e l'altra. L'ho guardato prima, l'HFE grande, cioè a 1 mA era 140, no? L'ho letto un attimo fa, quindi beta, la IB è molto più piccola di C, insomma, posso approssimare IC con IE senza problema. Va bene, allora, quindi qui abbiamo 8 volt, qui abbiamo 4 volt, la tensione sulla base quanto sarà? La tensione sulla base VB sarà uguale a VE più VBE on, chiaramente facendo l'ipotesi che il transistore sia in zona attiva diretta, ma avendo già deciso io IC e VCE è chiaramente messo in zona attiva diretta. Ma quindi questo fa 4 più 0,7, abbiamo 4,7 volt. Allora, facciamo l'ipotesi di partitore pesante, in modo da poter trascurare l'IB quando scelgo
se faccio il plotto di partito pesante, la tensione sulla base è uguale a VCC per R2 diviso R1 più R2, vi ricordate? Quindi in questo modo posso dimensionare R2 e R1. Vi ricordo che l'ipotesi di partito pesante è soddisfatta se, vi ricordate, RB è minore, molto minore di RE per HF, anzi HF grande. R per il beta, questa l'abbiamo trovata quando abbiamo ricavato la cosa. Allora, questo perché è importante sottolinearlo? Perché RB è uguale a R1 parallelo R2 e RE e HFE li conosco. RE abbiamo detto è 4 kΩ, HFE è 140, quindi 4 per 140 fa 560 kΩ. Quindi dovrò fare in modo che il parallelo di R1 e R2 sia molto minore di 560 kΩ. Quindi diciamo, facciamo una cosa di nuovo, non mi conviene farlo troppo piccolo perché consumo di più, ma se R1 e R2 sono piccoli, la corrente che assorbe il partitore è alta, però devo soddisfare questa condizione. Allora, da qui questo qui lo conosco, la somma di R, no, non la conosco. Allora, come posso fare? Beh, innanzitutto qua le condizioni, questo è 4,7, questo è 12, e quindi io cosa ho? Che R2 diviso R1 più R2 deve fare 4,7 diviso 12, ok? Che fa? Vediamo un pochino se c'è una calcolatrice. Eccola qua, 4,7 diviso 12 fa 0,39, ok? Questa è una cosa. Ora qui io mi posso ricordare, siccome RB è R1 parallelo R2, io posso scrivere questo rapporto qui come RB diviso R1. Quindi potrei scegliere quanto voglio RB sulla base della disequazione di prima e poi di conseguenza determinare R1 da questa espressione. Va bene? E così ho trovato anche questo. Quindi scelgo RB uguale, che ne so, 20 kΩ, che è molto più piccolo, 560. Per noi, vi ricordo, è molto più piccolo, sufficiente 10, no? Ma insomma, possiamo fare un po' di più, facciamo un po' di più. RB uguale 20 kΩ, così il partitore pesante è soddisfatta come ipotesi, che è importante perché l'ipotesi partitore pesante, se vi ricordate, mi garantisce che la polarizzazione sia stabile rispetto a variazioni di temperatura e di beta, di HFE quindi. E poi da questo posso ricavare R1, R1 sarà 0,39 per 20 kΩ e fa 7,8 kΩ. Ok, quindi questo R2, R2 dobbiamo ricavarlo. R2, come lo posso ricavare? Vabbè, di conseguenza da qua lo posso ricavare, quindi RB è uguale a R1 per R2 diviso R1 più R2, da cui posso ricavare R2 uguale a RB per R1, ok? Diviso R1 meno RB. Quindi devo fare 20 per 7,8 meno 12,2, no, diviso 12,2. Allora, 20 per 7,8 diviso 12,2 fa
No, ma hai sbagliato una cosa, scusate. Sbagliato qua. Sbagliato, vabbè, ovvio. Ho sbagliato qui, non era 20 per 0,39, 20 diviso 0,30. Ovviamente rivedi il parallelo, deve essere più piccolo di tutte e due, no? Era 20 diviso 0,39. Vabbè. Allora, riscriviamo per bene. Allora, vedete da qui RB su R1 uguale 0,39, quindi R1 uguale RB diviso 0,39. Avrei dovuto notarlo subito perché ovviamente R1 e R2 devono essere tutti e due più grandi del parallelo. Quindi 20 diviso 0,39 fa un pochino più di 50. Fa 51,28 kg, e di qua quindi devo fare adesso RB per R1. Allora devo fare qui 20 per 51,28 diviso 31,28 e viene 32,78. E 79, anzi, quindi 32 e 79 kilo. Va bene. Polarizzato il transistore. Torniamo un attimo indietro, 51 e 28 e 32 e 79. Copiamoli. 32,79 kilo e 51,28 kilo, quindi abbiamo messo quasi tutto. Adesso ecco l'oscillazione C2, L1 e L3. Ecco, qui una cosa che è utile è verificare quanto vale CBC, perché io qua devo mettere la C2, ma se voglio che comandi la C2 rispetto alla CBC che c'è, bisogna che C2 sia molto più grande della CBC. Quindi vediamo quanto vale CBC. Prendo la tensione tra base e collettore è 3.3 volt, vado sulle caratteristiche, vedete qui a 3.3 volt, quando il reverse voltage vale 3.3 volt, la CBC vale 5 picofarad. Sono 5 picofarad, no? Quindi qui mi conviene ricordarmelo. Cosa è successo? Dunque, vado alla pagina successiva. Facciamo così, prendiamo il parametri di piccolo segnale, ricaviamoli tutti. Allora, CBC uguale 5 picofarad, l'ho appena fatto. Allora, HE è uguale, lo posso prendere da datasheet, perché HE 1 mA l'ho scelto anche in modo comodo perché ho già tutti i dati, no? Quindi a 1 mA HE vale da 2,8 pico, da 2,8 kilo, facciamo la media 5. HFE vale da 50 a 30, facciamo la media che è 175, quindi HE uguale 5 kg di media, HFE uguale 175, ecco il minimo di HFE, qui mi conviene ricordarmelo, è 50, non ohm chiaramente, è numero puro, questo mi conviene ricordarmelo perché io voglio essere sicuro che l'oscillazione si innesca anche nel caso peggiore, quindi mi conviene fare vedere un po' nel caso peggiore quanto vale. E HOE, HOE lo prendiamo da qua, va da 5 a 35, quindi la media è 20, quindi HOE è uguale a 20 per 10 alla meno 6 ohm alla meno 1, che vuol dire che 1 su HOE è uguale a 50 kg. Guardate, questo
siccome è venuto molto più grande sia di RC sia di RE, posso trascurarlo. RC era 4 kΩ, RE era 4 kΩ, per la nostra definizione è molto maggiore in termini di 10, la cosa è verificata. Quindi nelle valutazioni trascuro HE. L'FT l'ho scelta all'inizio, ho scelto 1 mA perché mi dava un FT di 90 MHz. Il GM è IC su VT. Ed è quindi 1 mA 10 alla meno 3 diviso 26 per 10 alla meno 3, quindi è un 26esimo che fa 1 diviso 26 fa 38.4 per 10 alla meno 3 ohm alla meno 1, quindi 38.4 per 10 alla meno 3 ohm alla meno 1. Questo perché mi serve? Per calcolare l'altra capacità, l'FT è uguale a GM diviso 2π greco CBE più CBC, e quindi posso ricavare CBE che è uguale a GM diviso 2π greco FT meno CBC. Quindi qua devo fare 38.4 per 10 a meno 3 diviso 2π greco 90 per 10 alla 6 meno 5 per 10 a meno 12, quindi faccio, mi fa visualizzare anche la scientifica, sì. Posso fare anche più grande, no. Allora, dunque, quindi ho 0.0384, ok, diviso 6.28 diviso 90 e 6, va bene, uguale a 68 picofarad. Quindi questa roba qua è 68 per 10 a meno 12 meno 5 per 10 a meno 12 fa 63 picofarad. Va bene. Allora, perché mi è utile aver calcolato le capacità? Perché se voglio che comandino le capacità che inserisco, innanzitutto la C2 deve essere nettamente più grande della CBC, per stare tranquillo mi conviene anche farla più grande della CB'E, in modo che questa sia la capacità che domina. Allora, per esempio, l'ordine di grandezza buono può essere il nanofarad, così di sicuro è molto molto più grande del resto. Va bene? Oh. Detto questo, condizione di Barkhausen, del criterio di Barkhausen sulla fase x1 più x2 più x3 uguale a 0, l'abbiamo già fatto, quindi criterio di Barkhausen sulla fase, allora abbiamo x1 più x2 più x3 uguale a 0. Quindi qui c'è omega L1 meno 1 su omega C2 più omega L3 uguale a 0. Questo è omega 0, so già qual è la frequenza a cui voglio l'oscillazione, sono 100 kHz, quindi quello lo conosco. A questo punto devo determinare L1, L2, L3, no? Quindi come mi conviene fare? Io farei così: scegliamo C2 prima e poi di conseguenza scegliamo L1 e L3. Per esempio, facciamo così: L1 uguale L3 uguale L, le prendo uguali, così che poi quando devo risolvere il criterio Barkhausen sull'ampiezza si semplificano, quindi queste le prendo uguali, quindi qua mi viene 2 omega 0 per L è uguale a 1 su omega 0 C2. A questo punto vedete, ho un sacco di gradi di libertà, c'ho tante cose che devo scegliere io, non è che sono imposte. Abbiamo detto, per esempio, scegliamo C2 uguale a 1 nanofarad, così
è molto maggiore di CBC e di CBE, va bene? Quindi un nanofarad. Questo che cosa vuol dire? Che 1 su omega 0 C2 è uguale a, facciamo il conto, dunque, omega 0 è 6,28 per 100.000, ok? Per C2, che 1 è meno 9, oh no, sbagliato. Se 6,28 per 1,5, ok, per 1 e meno 9, come si fa a scrivere così? 1 più meno, meno, ok, va bene, no, 1 e meno 9, ok, allora, questo qui, 1 su, è 1592 ohm, ok, 1592 ohm, a questo punto L è uguale a 1 su omega 0 C2 per 1 su 2 omega 0, quindi devo prendere 1592 diviso 2 per 2 pi greco per 10 alla 5 e mi viene il valore dell'induttanza, quindi 1592 diviso, aperta parentesi, 2 per 6,28 per 1 e 5, chiusa, uguale 1,27 millihenry, 1,27 millihenry. Questo quindi sia L1 sia L3. Allora, andiamo qua. Comunque C2 abbiamo detto un nanofarad, allora torniamo un attimo indietro. Quindi ricapitolando, 1,27 millihenry. Questa qui è 1,27 millihenry. C2 è un nanofarad, va bene? Ecco, l'altra cosa che mi devo ricordare, ma abbiamo già calcolato, che l'impedenza è 1592 di C2, quindi il modulo dell'impedenza di L1 e L3 sarà il doppio, no? 3100, no, sarà la metà, anzi, perché abbiamo detto che la somma fa 1592, quindi la metà sarà su 600 ohm, quindi l'impedenza di L1, J omega L1 è come modulo circa 600 ohm, J omega L3 è circa 600 ohm, questo mi serve per decidere poi CB e CC. Allora, adesso l'amplificazione, quindi dobbiamo stavolta decidere come bypassare R1 e R, come bypassare R2. Allora, qui è piuttosto facile il conto, devo fare un po' di bypass perché l'amplificazione A che ci vuole è quella intrinseca a vuoto, no? Ricordate, quella del circuito equivalente dell'amplificatore, quindi devo immaginare che non ci sia il carico e devo calcolare l'amplificazione. Allora, come è fatta? Allora, questo abbiamo detto, no? Va bene. Allora, qui faccio giusto una parentesi. Nota che omega 0L è uguale alla metà di questo. Quindi 1592 diviso 2 fa 800 meno 4, quindi 796 ohm. Ok? Questo mi serve per dopo. Allora, vado avanti. A. Amplificazione, il circuito è questo, devo immaginare di prendere l'uscita qui a vuoto e mettere l'ingresso qua, amplificazione, quella è l'amplificazione del circuito equivalente che ho consigliato, quindi
Facciamo il circuito di piccolo segnale. Mi viene un VS messo qua. Qui c'è RB che è nel parallelo, quindi non mi interessa. Poi qui c'è HE, qui c'è RE1, quindi solo la parte che rimane. Qui c'è HFE, IB, questa è IB. L'HE abbiamo detto possiamo non considerarla, e questa qui è l'RC, quindi questo è la V. Quindi vedete, in pratica io qui l'RB posso non considerarla, scrivo l'equazione a questa maglia, prendiamo il nero, non mi viene sempre il rosso, qui. Cioè se uno usa sempre il rosso poi non sa più come sottolineare le cose, bisogna così colori più. Allora, dunque VS è uguale ad HE IB più R1 per HFE più 1 per IB, va bene? E invece V è uguale a meno HFE per RC per IB, quindi V su VS è uguale a meno HFE RC diviso HE più R1 per HFE più 1, va bene? Approssimativamente, se HFE è abbastanza grande, e comunque nel caso peggiore è 50, quindi si può supporre che sia abbastanza grande, ecco qui ci devo stare un attimo attento. Facciamo questo calcolo, facciamo l'approssimazione. Questa approssimativamente è meno RC diviso RE. Ok, questo perché HFE è a meno 50, quindi insomma, a meno che R1 non sia veramente piccolo, ecco, questa è la cosa a cui devo stare attento, e il denominatore, praticamente nel denominatore conta soltanto HFE per R1. Va bene, allora questo è meno A, quindi A è all'incirca RC su RE. Allora, io mi devo ricordare che il criterio di Barkhausen a regime, anzi all'innesco, sull'ampiezza, che cosa vuole? Vuole che A per L1 diviso L3 sia maggiore di 1. Che vuol dire A maggiore di 1, perché ho preso L1 e L3 uguali. Quindi a me qua basta che RC sia più grande di R1. Ora, devo fare un po' di bypass, no? Perché per come ho scelto i valori all'inizio, RC era 4, RE era 4, quindi questo mi farebbe 1. Quindi devo bypassare un po'. Ma qui in realtà, probabilmente, per un'amplificazione piccola potevo ottenerla semplicemente scegliendo R1 un po' più piccolo di RC, senza fare bypass. Ora, vabbè, lo posso fare, dovrei riscrivere tutto il punto di riposo. Insomma, a questo punto ormai ci sono, scelgo di bypassare un po' R1. Per esempio faccio R1 uguale a 1 kilo, in modo che A mi venga uguale a 4, no? Diciamo che con 4 spero di essere abbastanza sicuro. A questo punto R2 mi diventa 3 kg, la quota che viene bypassata, va bene? Perché la somma faceva 4. Oh, qui l'altra cosa da considerare è, con 1 sono sempre sicuro, guardate, al denominatore, anche nel caso peggiore, quando HFE vale 50, questo termine R1 per HFE vale sempre 50, che è molto maggiore dei 4, dei 5 kg che vale HE. Quindi al denominatore l'amplificazione mi rimane effettivamente alta, anche se faccio il conto preciso avrei al numeratore 4 kg per HFE, sono 50 almeno, quindi 200, al denominatore avrei 50 più 1, 51 più 5, 56, invece di 4 avrei 200 diviso 56 che fa 3, 200 di 56 fanno 3,6,
che comunque è ben sopra 1. Posso stare abbastanza tranquillo. La richiesta mia era che fosse maggiore di 1. Ok, abbiamo quasi fatto tutto. Quindi mettiamo i numeri che abbiamo aggiunto adesso: 1 chilo qui, 3 chilo sotto. Oh, e adesso dobbiamo scegliere soltanto i valori delle capacità di bypass e di accoppiamento. Allora, qui il caso è un pochino più semplice, nel senso che io non ho in questa situazione un amplificatore. Vi ricordate, di solito CB, CC e CE li scelgo in modo da imporre il limite inferiore di banda, no? Quando ho un amplificatore. Questo non è un amplificatore. Quindi posso o decidere io a mio piacere qual è il limite inferiore di banda che voglio di questo amplificatore e quindi sulla base di quello imporre CB, CE o CC. Questo funziona e chiaramente dovrà essere un limite inferiore di banda più basso di 100 kHz, perché a 100 kHz questo deve amplificare dove è la frequenza dell'oscillazione, no? Quindi questo è un criterio, quindi ci si riduce al caso precedente. Oppure, in modo ancora più semplice, posso dire, va bene, io ho bisogno che questo amplificatore funzioni come dico io a 100 kHz, quindi con quelle capacità in corto a 100 kHz, scelgo quelle capacità in modo che a 100 kHz siano effettivamente tutte trascurabili rispetto alle impedenze a cui sono in serie, oppure mettano effettivamente in cortocircuito, nel caso dei CE, mette effettivamente in cortocircuito l'R2. Allora, per esempio, cosa posso fare? Guardate, CE va in parallelo a R2 e il tutto va in serie a R1. Quindi, se per esempio CE vale in modulo qualche decina di ohm, nel parallelo con l'R2 conta soltanto la CE2 e nella serie R1 praticamente non conta niente. Quindi per esempio qualche 20, 10, 20, 30 ohm per CE come impedenza a 100 kHz mi va bene. CB, guardatelo, sta in serie all'L1. E abbiamo visto che L1 a 100 kHz vale circa 800 ohm di impedenza in modulo, no? È immaginaria pura, ma in modulo vale 800 ohm. Quindi di nuovo, se anche CB vale 10-20 ohm, in serie a L1 praticamente non conta. Va bene? CC lo stesso, perché in serie a L3. Quindi se tutte quelle tre impedenze, semplificando tutto, le scelgo in modo tale che a frequenza 100 kHz valgono, mettiamo 10 ohm, sono tutte e tre trascurabili e le posso considerare un cortocircuito alla frequenza di oscillazione. Perché le prendi tutte uguali? Perché faccio prima. E poi anche dal punto di vista della realizzazione pratica è più comodo avere, come dire, componenti tutti uguali, no? Quindi mi conviene prenderli tutti uguali. Perché non li prendi più piccoli? Perché li prendiamo 10 ohm e non 1 ohm? Perché tenete presente che a parità di frequenza per fare l'impedenza più piccola ci vuole una capacità più grande. Siccome il costo delle capacità è proporzionale al valore della capacità, il costo di un condensatore è proporzionale al valore della capacità, non mi conviene. Scusate, devo fare un attimo una pausa. Dicevo, ecco, quindi non mi conviene prenderlo troppo grande, potrei prenderlo forse anche più piccolo. Io credo che anche se valessero una cinquantina di ohm funzionerebbe lo stesso decentemente l'amplificatore, no? Però no, non sapendo per il momento, diciamo, scegliamo una cifra tonda. Con la valutazione carta e penna più di tanto non si può fare. Poi, ecco, questi piccoli aggiustamenti uno li fa facilmente al calcolatore. Quindi prendiamo, allora abbiamo detto, andiamo avanti, prendiamo C,
B uguale a CE uguale a CC, tali che lo chiamiamo C star, ok? 1 su omega C star sia 10 ohm. Quindi C star è uguale a 1 diviso omega 0 per 10, vuol dire 1 diviso 2 pi greco per 10 alla 5 per 10. Questo me la dà in farad l'informazione. Vediamo di fare il conto. Ho quindi 6 e 28 per 1 milione, 1 e 6, e inverto e mi viene in nanofarad, oh, grande, un po' grande, sono 0,16 microfarad, grandina. 0,16 microfarad, ma non è piccola questa capacità, potrei fare un pochino di meglio. Vabbè, ma ecco, uno sceglie questo valore, poi quando lo mette dentro il simulatore prova a aumentare e vede se tutto sommato funziona lo stesso e cerca di tirare finché la cosa non va. Quindi effettivamente si risolve abbastanza bene. D'accordo, quindi a questo punto ce l'abbiamo. Com'è che continuerei la progettazione di questo? Quindi abbiamo detto 0,16 micro. È questo, vero? Quindi 0,16 microfarad, C2 l'abbiamo detto un far, 0,16 microfarad e 0,16 microfarad. Okay. Chiaramente non è una progettazione proprio ottimizzata, non ho da fare altro, no? L'ho completati tutti i componenti. Non è una progettazione proprio ottimizzata, con un po' di sforzo io probabilmente potrei semplificare ancora un po', cioè potrei togliere CE, potrei oltre che togliere CE, probabilmente potrei anche mettere CB e CC un pochino più piccoli, tenendo conto che poi c'è L1 e L3 in serie e quindi posso compensare. Siccome l'impedenza si somma, una è negativa e l'altra è positiva, potrei provare a compensare. E quindi aggiustando L1, come dire, fare più piccola CB e un po' più grande L1, e poi fare un po' più piccola CC e un po' più grande L3, in modo da, come dire, spendere di meno per le capacità. Rischiando un po', potrei anche togliere C2, prendere al posto di C2 CBC, in modo da eliminare un componente in più. Chiaramente li perdo un po' in precisione della frequenza di oscillazione, perché qua C2 lo scelgo io, CBC invece mi prendo quello che c'è, quindi cambia un po'. Direi che per questo tipo di oscillatori mi conviene mettercelo io una capacità. Se ce la metto io sono più sicuro di quanto vale. Se la capacità interna al transistore è un po' meno sicura. E basta. Ok, allora come farei io se dovessi fare una progettazione completa in questo modo? Fare le analisi che vi ho fatto vedere adesso, completa fino in fondo. Una volta che abbiamo il circuito preciso, prendere questo e mettere dentro SPICE, no? Scrivendo l'entries, uno fa la simulazione del transitorio, perché è il transitorio che va visto, bisogna vedere se l'ampiezza dell'oscillazione è quella, cioè funziona, se funziona l'innesco. Qui non abbiamo verificato se funziona anche il regime, dobbiamo immaginare che l'ampiezza dell'oscillazione possa crescere, poi a un certo punto per qualche motivo si stabilizza, perché esce fuori zona di linearità e quindi si conserva. E poi posso cominciare a ritoccare i blocchi, se per esempio la frequenza oscillazione non è esattamente 100 kHz ma viene un po' diversa, so cosa toccare, no? Per questo è importante ricordarsi le espressioni funzionali. Un simulatore no, chiaramente non vi dice dove toccare per modificare il comportamento, però per esempio noi sappiamo che come dire, sappiamo che se aumento le induttanze L1 e L3 la frequenza di oscillazione diminuisce, come se aumento la capacità C2 la frequenza di oscillazione diminuisce, perché l'abbiamo visto nella relazione precedente. Quindi se metto questi numeri, mi viene una frequenza di oscillazione di 95 kHz invece di
Invece di 100, come ho chiesto, allora che cosa so che devo fare? Per aumentare la frequenza oscillazione bisogna che abbassi un pochino L1 e L3. Allora metto lì, piano piano abbasso e verifico finché le cose non tornano. Questo è il modo in cui si usa il simulatore. Si verifica che poi le cose tornino e poi si verifica anche cosa succede se cambiano un po' i componenti, se cambia l'HFE, se cambia il C. Sono verifiche che posso fare per vedere se poi il funzionamento è robusto. In realtà, giusto per specificare un po' meglio, in questo oscillatore la cosa è molto molto robusta, anche se cambia molto la temperatura, cambia molto l'HFE, questo funziona, perché in pratica la frequenza d'oscillazione dipende soltanto da quei tre componenti, L1, L2, C3, L1, L3, C2 che abbiamo imposto noi, e l'amplificatore basta che amplifichi abbastanza, quindi la cosa è relativamente semplice. Ok. Sì, Se prego. dovessi provarlo con Spice, no? Sì. Come faccio a dargli, diciamo, un ingresso per far partire e analizzare Non gli, dunque, sì, dunque ci sono due cose diverse che si possono fare. Una cosa è non fare niente, ok? Una cosa è non fare niente perché quello che succede quando faccio l'analisi del transitorio. Lui comincia, ci sono un po' di, come dire, di errori numerici che fanno un po' come quello che fa il rumore in un circuito fisico. A un certo punto, sì, errori numerici, siccome il sistema è stabile, si amplificano e fanno partire l'oscillazione. Okay? Questa è una cosa. L'altra opzione più semplice che abbiamo a disposizione è quella di scatenare noi un transitorio un pochino più robusto. Quando facciamo l'analisi di transitorio, Spice usa come condizioni iniziali del transitorio, se non diciamo niente, quello che è vero nel punto di riposo. Se per esempio nel punto di riposo in L1 non passa corrente, no? Perché cioè, chiaramente al regime cioè, è bloccata la capacità. Se mettiamo una condizione iniziale sulla corrente di L1 di, che ne so, 100 microampere, no? Nella riga che vi ho fatto vedere insieme. A quel punto parte un transitorio con una spinta di corrente là, questo fa sì che il transitorio parta in modo un po' più robusto che solo con rumore numerico e così si vede. Okay. Va bene, ma tanto ora lo vedete perché vi assegno il secondo esercizio che è un oscillatore, no? Così vi ho fatto vedere uno, un altro poi lo potete provare a fare tranquillamente, un oscillatore Colpitts invece che di Hartley. Progettare un oscillatore di Colpitts con alla frequenza di 1 MHz con tensione di alimentazione, va, mettiamo 5 volt e un bipolare, mettiamo lo stesso bipolare di prima, 2N2222. Qui vi dico un'altra cosa, giusto per darvi un vincolo in più. Ampiezza dell'oscillazione picco picco, ampiezza dunque picco picco, quindi dal massimo al minimo maggiore di 1 volt. Allora, io non vi ho detto come si fa a aggiustare l'ampiezza dell'oscillazione? Allora, qua è una teoria un pochino complicata e non vale la pena nel nostro caso. Quello che potete fare è,
come dire, aggiustare un pochino il punto di riposo. Tipicamente, se spostate un po' il punto di riposo, in particolare la tensione sull'emettitore, modificate l'ampiezza dell'oscillazione. Quindi vi basta modificare la VE, che per ora abbiamo messo a un terzo di VCC, tanto per farla semplice, però spostando un pochino la VE tipicamente si modifica l'ampiezza dell'oscillazione. Semplicemente fate un po' di prove, se non vi viene un volt, se tutto funziona liscio vi dovrebbe venire tranquillamente un volt, eh? È giusto un senza neanche dover fare troppo lavoro. A volte per qualche motivo vi è messo male, oppure praticamente l'oscillazione non parte, sembra perché avete amplificato la scala talmente tanto che quel po' di rumore vi sembra l'oscillazione. A quel punto lì conviene darvi un vincolo, però ecco, se non vi viene quello, spostate un po' il punto di riposo, in base al punto di riposo vedete che l'ampiezza, perché se spostate un po' il punto di riposo cosa succede? Che il momento in cui il transistore va in interdizione o va in saturazione cambia, no? E quindi cambia l'ampiezza dell'oscillazione. Quindi senza vedere un pochino la teoria basta provare per verificare. Ok, 5 volt di ampiezza dell'alimentazione è un po' piccolina, quindi lì c'è da stare un pochino attenti. Quindi, però diciamo, è una cosa semplice. Il criterio, il metodo da seguire è più o meno quello che vi ho fatto vedere ora, ok? Quindi il ragionamento è raccontato. Ok, allora io fermo un attimo, facciamo 5 minuti di pausa e poi